Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Teramo, dove c'è una dura presa di posizione delle segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL sulla gestione economica della Spuno di Teramo. I sindacati denunciano un'esposizione debitoria di 8 milioni di euro dell'ente che gestisce quattro case di riposo sul territorio e ne chiedono l'immediato commissariamento. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. La situazione debitoria dell'ASP 1 di Teramo, l'azienda sanitaria che gestisce le case di riposo di Teramo, Sant'Omero, Nereto e Civitella del Tronto, preoccupa fortemente le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL che richiedono l'immediato commissariamento dell'ente. Una situazione che si protrae da febbraio 2020 e che porta spesso a ritardi nel pagamento degli stipendi. In questi giorni in particolare, i sindacati denunciano il disagio che sta vivendo l'impresa che gestisce la casa di riposo De Benedictis di Teramo, alla quale è stato annunciato che lo stipendio di settembre, che come da contratto nazionale doveva essere erogato entro il 20 ottobre, non sarà pagato prima della metà di novembre. In una nota la CGIL e CISL UIL dichiarano che dopo mesi, per non dire anni, trascorsi a lanciare appelli su una situazione economica che si andava facendo sempre più pesante e insostenibile, sembra di essere giunti drammaticamente ad un bivio. L'ASP 1 di Teramo avrebbe accumulato nel tempo un'esposizione debitoria nei confronti dei vari soggetti economici che garantiscono servizi all'interno delle strutture operanti sul territorio per circa 8 milioni di euro. Si richiede dunque il commissariamento dell'ASP 1 e l'impegno a tutti i portatori di interesse, la diocesi di Teramo Atri, i comuni di Bellante, Civitella del Tronto, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Teramo, Tortoreto, ma anche alla provincia di Teramo e la regione Abruzzo, per trovare una giusta soluzione ad una vicenda spiacevole che dura da troppi anni. Ed ora il consueto aggiornamento della pandemia nella nostra regione. Sono 106 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi 2629 tamponi molecolari. Il risultato positivo è il 4,3% dei campioni. In aumento i ricoveri complessivi, anche se si riducono quelli in terapia intensiva. Si registrano due casi recenti di decessi. Si tratta di un 80enne della provincia dell'Aquila e di un 97enne della provincia di Teramo. Il bilancio delle vittime sale quindi a 2564. I nuovi positivi hanno età compresa tra i 1 e i 90 anni. Gli attualmente positivi sono 1929, 67 pazienti, più 6 sono ricoverati in ospedale in area medica e 6, meno 3, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1856, meno 5, sono in isolamento domiciliare. I guariti di oggi sono 106. Nelle ultime ore sono stati anche eseguiti 12.370 test antigenici. Dei casi positivi accertati oggi in Abruzzo, 8 sono domiciliati o residenti in provincia di Chieti, 18 in quella di Pescara, 57 in quella di Teramo e 26 in provincia dell'Aquila. E noi diamo ancora un altro aggiornamento sulla pandemia. Alla luce degli ultimi dati scende al 3% in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, mentre quello dei ricoveri in area medica arriva al 5%. Entrambi i valori restano lontani dalle soglie di zona gialla, rispettivamente del 10% e del 15%. In particolare in ospedale ci sono 73 persone contro le 70 di ieri, 67 sono in area medica e 6 rianimazione. Stabile l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti, che è a 47, un dato superiore a 50, unito al superamento delle soglie di allarme e dei ricoveri, determina il passaggio in zona gialla. A livello territoriale, i valori più elevati si registrano nella provincia dell'Aquila, dove l'incidenza è a 76, segue il Teramano con 64, poi ci sono il Chietino 28 e il Pescarese 26. E noi cambiamo argomento, un Abruzzo ridisegnato nei prossimi 10 anni grazie ai fondi del PNRR che permetteranno di realizzare importanti opere infrastrutturali. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, rimarca il grande lavoro della Giunta Marsiglio il 5 novembre, convegno organizzato a Francavilla al Mare. Il servizio è di Paolo Renzetti. Consigliere Testa, il PNRR rappresenta sempre più un'opportunità per la nostra regione, la Giunta regionale ha presentato dei progetti, ci sono delle grandi opportunità di crescita per l'Abruzzo. Esattamente, è una delle ultime scommesse
che l'Italia deve giocare e deve vincere. È un'opportunità fondamentale e proprio per questo, anche alla luce del piano di investimenti che ieri ha presentato il Presidente Marsilio, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione Abruzzo ha voluto organizzare per venerdì 5 alle ore 15 un convegno tecnico-amministrativo alla presenza di tutti i sindaci, i presidenti di provincia, i tecnici, per far spiegare da tecnici, da consulenti che verranno da Roma, le opportunità che si possono cogliere tramite il PNRR. Sappiamo che il campo di azione è molto ampio, perché si passa dalle infrastrutture, per il turismo, per le reti idriche, per il turismo, quindi ci sono dei campi di applicazione vastissimi. L'Italia ha dimostrato fino ad oggi di rimandare circa il 50% delle risorse che arrivano dall'Europa indietro, e quindi questa è un'occasione da cogliere in pieno, ed ecco perché la Regione già da tempo ha creato una cabina di regia per farsi trovare pronta, e noi vogliamo dare anche una dotazione tecnica professionale a tutti gli amministratori per far sì che anche i piccoli comuni, che poi saranno anche i soggetti attuatori, potranno avere le giuste competenze quando si entrerà nel vivo dei finanziamenti. Non solo PNRR, ma abbiamo anche altre misure, sia di finanziamenti endogeni e esogeni, ma abbiamo anche tutta la partita del Masterplan, la partita del FESR, abbiamo miliardi di euro che andranno ad essere calamitati sull'Abruzzo, e su opere strategiche che l'Abruzzo attende da decenni e che faranno fare il salto di qualità a tutta la nostra regione, perché le infrastrutture, come lei ha detto giustamente, sono la madre un po' di tutte la risoluzione delle problematiche, e solo una regione molto infrastrutturata potrà competere a livello nazionale e internazionale. Dopo che i consiglieri comunali Santone e Dicenzo hanno abbandonato la Lega e il sindaco ha deciso l'azzeramento della giunta, Silvi, il governo cittadino, si ricompone. Il nuovo gruppo Vivere Silvi ottiene un assessorato a discapito del Carroccio, mentre Scordella ha già annunciato che si ricandiderà a sindaco. Giuseppe Dintino. Oggi abbiamo finalmente raggiunto un'intesa che è venuta dai partiti, con l'augurio soprattutto che si possa finalmente lavorare in serenità e terminare questo mandato che ha avuto molte insidie. La giunta comunale di Silvi si è ricomposta. A 10 giorni da quando il sindaco Andrea Scordella ha deciso l'azzeramento, le deleghe sono state riassegnate con poche novità. Il patatrac è avvenuto in seno alla Lega, che a Silvi esprime il primo cittadino. I consiglieri Massimo Santone e Andrea Dicenzo, in contrasto con Scordella, hanno abbandonato il Carroccio, formando il gruppo Vivere Silvi e pretendendo un assessorato in quanto forza di maggioranza, così da non far cadere il governo cittadino. Per calmare le acque sono dovuti intervenire i dirigenti regionali del partito. Santone ha ottenuto la poltrona di assessore e a farne le spese è stato Giampaolo Lella, che ha lasciato il posto a Carmela Di Febo in virtù della legislazione sulle quote rosa. A livello regionale si è presa la consapevolezza che i due fuoriusciti che hanno chiesto il nuovo gruppo Vivere Silvi, che ha chiesto l'assessorato, naturalmente essendo usciti dalla Lega, la Lega con grande senso di responsabilità ha risolto il problema al suo interno, dunque ha azzerato i suoi assessori e ha rinominato nuovi assessori, lasciando un posto al nuovo assessore Massimo Santone, che è capogruppo di Vivere Silvi. A conti fatti quindi la Lega, in quanto partito in cui è sorto il problema, perde un assessorato. Il motivo del contendere che ha portato alla formazione di Vivere Silvi è quello che riguarda il prossimo candidato sindaco, quando l'attuale mandato, tra un anno e 8 mesi, sarà scaduto. Con l'assessorato alla nuova lista, ora tutte le forze di maggioranza hanno un ruolo in giunta, che perderebbero in caso di fine anticipata del mandato. Ad ogni modo, la Lega non ha abbandonato Scordella. In base a un patto sottoscritto dal Carroccio, da Fratelli d'Italia e da Forza Italia, sarà l'attuale primo cittadino il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni. Non ce la sentivamo di lasciare, diciamo, a metà il lavoro dell'amministrazione comunale, anche per le grandi scadenze. Non ci ricordiamo, insomma, che siamo ancora sotto pandemia, ma soprattutto con l'arrivo dei fondi PNRR e tanti finanziamenti e progetti che sono stati avviati. Quasi 280.000 passeggeri negli ultimi 5 mesi e 9 rotte fino al termine del 2021. Numeri positivi per l'aeroporto d'Abruzzo, come sottolinea il presidente della Saglia, Catone. Vediamo.
Novità per i voli da e per l'aeroporto d'Abruzzo: a novembre salgono infatti a 4 i collegamenti settimanali per Torino. A dicembre torneranno poi i voli per Malta, Catania e Palermo. Intanto la stagione summer si è chiusa con dati più che soddisfacenti, dal momento che da giugno ad ottobre sono transitati nello scalo aeroportuale abruzzese oltre 278.000 passeggeri. Non solo la stagione estiva, ma io ritengo molto positivi anche i numeri di settembre-ottobre, che denotano un trend positivo, un numero di passeggeri in crescendo. Ora ci apprestiamo alla stagione autunno-inverno, dove l'aeroporto d'Abruzzo ha la maggiore espansione di voli commerciali e il maggior numero di frequenza della propria storia. Siamo molto fiduciosi, a tal senso anche i vettori lo sono, ad esempio vi è una frequenza in più per il mese di novembre sulla destinazione di Torino operata da Ryanair. In vista delle feste natalizie, anche dell'inizio del nuovo anno, avete programmato e progettato nuovi scali, nuovi voli? Nuovi voli no, vi sarà solo un collegamento temporaneo nelle festività natalizie per Palermo, che coprirà l'intero periodo natalizio operato da Volotea, e nel frattempo stiamo lavorando e discutendo con diversi vettori e compagnie low cost e non solo, per vedere se riusciamo ad instaurare qualche nuovo collegamento. In tal senso la Regione Abruzzo ha da poco deliberato un contributo di 500.000 euro l'anno per 3 annualità, finalizzata al marketing turistico e collegato alle destinazioni e ai collegamenti aeroportuali. Non siamo tornati proprio ai numeri massimi del 2019, ma il trend è assolutamente positivo, la propensione al volo vi è e l'aeroporto d'Abruzzo è al passo coi tempi nella ripresa 2021. Sulla gestione dei parklet, le pedane utilizzate sui parcheggi dagli esercenti, dopo le accuse di gestione confusionaria imputate alla giunta Masci dal centro-sinistra, oggi è arrivata la risposta dell'assessore al commercio cremonese. Vediamo. Assessore, nelle ultime ore c'è questa polemica tra centrodestra e centrosinistra per quanto riguarda la gestione dei parklet, le scadenze, le proroghe, i rinnovi. Ci sono state delle accuse di confusione da parte del centrosinistra, lei cosa risponde? Ma sono delle accuse che noi dispediamo al mittente. Per quanto riguarda il regolamento dei parklet voglio dire due cose. La prima è che il Comune di Pescara è stato uno dei primi comuni in tutta Italia ad adottare questo importante provvedimento per tutti coloro che non potevano beneficiare di uno spazio all'esterno, quindi siamo stati molto innovativi. Seconda cosa, il regolamento sui parklet lo abbiamo approvato nel maggio del 2021 ed è valido ed efficace quel regolamento. Quel regolamento prevedeva una scadenza legata al 31 ottobre, un termine molto più ampio rispetto alla fine della situazione emergenziale che all'epoca era il 31 luglio del 2021, e quindi c'era questa scadenza al 31/10 che era stabilita nell'atto concessorio. Tutti coloro che hanno i parklet sono a conoscenza di questa scadenza, e tant'è vero che i 15 proprietari di parklet, cioè coloro che hanno avuto questa concessione, hanno già provveduto a fare istanza al comune per una proroga dei parklet. Credo che il dato all'altro ieri erano che quasi tutti già avessero mandato la richiesta di rinnovo, non l'ho verificato questa mattina. Il comune di Pescara, che deve pensare a tutta la collettività, aveva semplicemente ipotizzato di far pagare il parcheggio che veniva occupato perché è un bene della collettività intera, ma a fronte della quantificazione da parte della nostra società partecipata, parliamo di pochissime centinaia di euro, la decisione del sindaco, del presidente del consiglio Marcello Antonelli, che voglio ringraziare per il lavoro svolto, è stato quello di non far pagare nemmeno per questi 2 mesi il parcheggio, perché davvero parliamo di poche centinaia di euro. Una continua ricerca di speranza aleggia nell'espressione artistica del pittore, scultore e ceramista Franco Secone. Vediamo il servizio di Cristiana 40. Franco Secone utilizza materiali naturali e della terra, un linguaggio artistico che gli ha permesso di esprimere il desiderio di positività e nuove opportunità anche in presenza dell'emergenza Covid. Il Covid ci ha cambiato la vita. Io avevo proprio interesse, tra virgolette, di trasmettere qualcosa di positivo, anche trasformandolo. A marzo 2020 lo volevo vedere quasi morto, allora che cosa ho fatto? I canoli non li ho messi tutti e poi l'ho spaccato, e nelle spaccature ho fatto uscire la luce che sarebbe la rinascita. Dall'arte raku fino a pitture con acrilici su tele particolari. Io prediligo la tela di juta, cioè mi serve la matericità, devo strappare, devo vedere oltre, appena trovo il bello lo allargo, lo ricucio in senso contrario,
purché non mi si richiude. Franco Secone è già al lavoro per la stagione natalizia dell'associazione culturale Il Cenacolo delle Emozioni di Città Sant'Angelo, di cui è vicepresidente. Abbiamo in programma, diciamo anche nel periodo natalizio, di far sì, di far conoscere anche artisti locali e di promuovere la cultura. Con la pizza Cima Brie a base di cima di rapa, formaggio e peperone, Nicola Zulli di Rocca San Giovanni ha vinto la tappa del concorso Pizza in Tour a Montesilvano. A premiarlo il maestro di cucina della Federcuochi, Santino Strizzi. Piazze d'onore ad Alberto Di Michele di Montesilvano ed Emiliano Di Michele di Pescara. Il servizio è di Paolo Minnucci. Primo posto per la pizzeria Il Coccodrillo di Rocca San Giovanni, secondo posto per il New Sporting di Montesilvano, terzo posto per la pizzeria Pipe di Pescara. Siamo con il maestro di cucina Santino Strizzi. Allora, un'altra giornata emozionante all'insegna della buona pizza, la buona pizza abruzzese. Sì, diciamo che la buona pizza è fatta con ingredienti a partire dalle farine, quindi se le farine sono di alta qualità. E quello che ha vinto, di fatto, aveva messo delle farine super speciali abruzzesi. Poi i prodotti che vanno sopra, a qualcuno consigliamo che invece di mettere un formaggio che viene dall'estero, di mettere un formaggio tipico nostro, e sicuramente avrebbe preso ancora qualche punto in più. Però sono tutti campioni questi che sono venuti qui oggi, veramente abbiamo avuto i migliori pizzaioli che ci sono in giro. Che cosa fa la differenza nella preparazione di una buona pizza? La fa la fantasia, la fanno gli ingredienti freschi e genuini, la fa la tecnica di base. Cosa determina il successo nella preparazione di una buona pizza? Sono prima cosa i prodotti. A parte i prodotti, poi la tecnica, diciamo, è una cosa che si studia, ma il prodotto non si studia, il prodotto già è stato studiato e gli ingredienti che vengono messi sopra. Però c'è un'altra cosa difficile, che è la lievitazione. Quindi una buona pizza è una pizza ben lievitata. Se la pizza non è lievitata bene, poi abbiamo problemi sullo stomaco. Invece quando viene lievitata bene, con tantissime ore, quindi non è che la pizza, come si fa a casa, sta 2 ore, 3 ore, qua stanno 48, 72, 76 ore, quindi sono a lievitazione lunghe e fatte con materie prime. L'olio deve essere eccezionale. Difatti oggi abbiamo avuto degli oli da leccarci i baffi, io non ce l'ho i baffi però. Apriamo la pagina dello sport. Tra poco in campo ci saranno Teramo e Pescara per il derby di Coppa Italia. Intanto questa mattina incontro conoscitivo tra Davide Ciaccia, il nuovo socio di maggioranza della Teramo Calcio, e il sindaco Gianguido D'Alberto. Sul tavolo del confronto anche il progetto di riqualificazione dell'area del vecchio stadio comunale. Vediamo. Prima di tutto conoscitivo, ringraziamo il sindaco della disponibilità. E poi, come ho già detto, scusate il fiatone, ma abbiamo fatto un po' di scale e vorremmo portare all'attenzione quello che è il primo ragionamento legato al vecchio stadio. Però ripeto, ecco, è un incontro sul quale cercheremo di capire se ci sono i presupposti e attraverso quale procedura. Il progetto è realizzare uno spazio per la squadra che possa essere la casa del Teramo Calcio, punto, null'altro di più. Non ci sono attività o sfruttamenti commerciali rispetto a questa ipotesi di lavoro. Perché proprio il Teramo Calcio? Ma il Teramo Calcio perché è qualcosa anche di personale, nel senso, le mie esperienze personali calcistiche non mi hanno mai visto in questa situazione. Ho sempre fatto calcio non per una città, ma magari anche se ho fatto la C a Roma, ma chiaramente con presenza di squadre di Serie A, e quindi ero spinto nel cercare di rappresentare un popolo, una tifoseria, e sinceramente mi aspettavo da Teramo questo, ma non a questi livelli, quindi insomma sono ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta. A Teramo è mancato sempre uno spazio per il settore giovanile, il vecchio stadio può essere in tal senso un'opzione? Beh, questo sì, è proprio questo, penso che l'idea nasce proprio da questo, cioè poter dare a non tanto alla prima squadra, che oggi una casa ce l'ha già, ma a tutti gli altri uno spazio dignitoso per poter esprimere valori tecnici, valori umani.
e anche direi valori di appartenenza che magari in questo momento con la dislocazione un po' mancano. Ma noi sul vecchio stadio all'interno di un'area più ampia, come sapete, abbiamo una linea chiara, una visione chiara di un percorso organico di riqualificazione del vecchio stadio all'interno di una riqualificazione complessiva dell'area. Abbiamo un progetto, abbiamo una parte delle somme, ma ovviamente, come sapete, anche in un'ottica di partecipazione e di confronto con la città, siamo in una fase di apertura del dialogo. Non farei fughe in avanti su ulteriori percorsi, insomma, sentiamo la nuova proprietà, sentiamo la città, perché è una cosa che non possiamo assolutamente permetterci. In realtà ho già avviato le interlocuzioni con la comunità teramana, dobbiamo assolutamente rapportarci per la scelta della riqualificazione di quell'area con tutta la comunità, perché è un'area particolarmente sensibile e sapete quanto me, se non meglio di me, cosa è successo in passato sull'intervento, in merito all'intervento su quell'area. Ciò a dimostrare che si tratta veramente di una zona fondamentale, ecco perché dobbiamo affrontare il tema con responsabilità, serietà, ma senza perdere troppo tempo, perché dobbiamo assolutamente arrivare al momento della decisione, intanto perché non è degno lo stato di quell'area e poi perché le risorse a disposizione ci sono ora, le opportunità possono esserci ora e quindi dobbiamo saperle cogliere. Scendiamo di categoria, il Castelnuovo Vomano nei 32esimi di finale di Coppa Italia batte per 3-0 il Vasto Girardi ed accede al turno successivo dove incontrerà la Cinzia Albalonga. Vediamo. Il Castelnuovo batte il Vasto Girardi per 3-0 nei 32esimi di finale di Coppa Italia e stacca il pass per il prossimo turno. Ai 16esimi i neroverdi se la vedranno con la Cinzia Albalonga che ha avuto la meglio dell'Aprilia. Turnover per entrambe le formazioni in vista degli impegni di campionato. In casa Castelnuovo mister Di Fabio cambia leggermente il modulo passando al 4-3-3 con Foglie e Prestiani ad agire da mezzali. In avanti dal primo minuto Bolo, Morelli e Modugno. Diverse novità anche per Prosperi che schiera in campo addirittura 8 under dall'inizio. La prima conclusione in porta è di marca nero-verde e l'argentino Bolo a provarci dalla distanza con la sfera indirizzata nell'angolino, ma Carriero è attento e mette in corner. Meccanismi ancora da oliare nei primi minuti, ma Castelnuovo che dopo il quarto d'ora ha una doppia occasione per sbloccarla. Da azione d'angolo Orlando, salito dalle retrovie a farsi respingere il colpo di testa e poi sfedire fuori il tap-in. Ma la supremazia territoriale premia i padroni di casa al 21esimo. Morelli dalla sinistra vede l'inserimento di Prestiani che di prima intenzione mette alle spalle Di Carriero, bagna nel migliore dei modi la prima da titolare il centrocampista proveniente dal Cosenza. Appena 3 minuti ed il Castelnuovo è sul 2-0, tiro dalla distanza di Foglia che impegna il portiere, il più lesto di tutti a trovare la sfera è Bolo che mette in mezzo dove ancora una volta arriva Prestiani che deposita in fondo al sacco. Per vedere i molisani calciare in porta bisogna aspettare il 37esimo, calcio di punizione da 25 metri di Mingiano che Natale allontana coi pugni evitando i suoi pericoli maggiori. Il Vasto Girardi si rende pericoloso solo da calcio piazzato, come accade anche a pochi minuti dalla fine del primo tempo, quando Salatino con il mancino chiama agli straordinari Natale che si rifugia in angolo. Due cambi per mister Prosperi ad inizio ripresa con gli ospiti che provano subito a riaprire la contesa, ma Salatino sulla sua strada trova ancora Natale a negargli la gioia del gol. I ritmi nella ripresa scendono anche in vista dei prossimi impegni, ma il Castelnuovo quando riparte in velocità dà l'impressione di poter calare il tris. Triangolo in velocità Modugno Bolo Prestiani con quest'ultimo che inquadra il 7, ma straordinaria la risposta di Carriero che nega la tripetta personale al centrocampista. Tra un cambio e un altro il cronometro scivola via fino al 48esimo quando Modugno prova la conclusione a girare ma Carriero devia. Sul proseguo dell'azione la sfera arriva a D'Egidio che sotto misura si fa chiudere ancora dal portiere. Tris che però arriva qualche istante più tardi quanto D'Egidio in campo aperto aggira il portiere e deposita in fondo al sacco. In Coppa il Castelnuovo dunque ritrova il sorriso e domenica in campionato sarà derby contro il Chieti. Al Marina di Pescara è andato in scena un evento dedicato all'inclusione sociale attraverso il motorsport reale e virtuale, il servizio di Alfredo Primante. Il porto turistico Marina di Pescara ha ospitato nei giorni scorsi la manifestazione Motorsport per Tutti, organizzata dall'associazione Go Kart Experience con la FISAPS, Federazione Automobilistica Patenti Speciali, l'Endas Abruzzo e la Federazione Italiana Sport Paralimpici. È stato anche l'esordio del progetto Race to Zero Diversity 2022-2025, il cui obiettivo è promuovere la pratica del karting e dei motorsport games virtuali fra le persone con disabilità e agevolare
stimolare la diffusione di nuove tecnologie nel settore. È una festa di sport, di inclusione, di sostenibilità. Dibattere è sempre la cosa più importante per unire in maniera sinergica tutti i componenti della società per raggiungere degli obiettivi assolutamente meritori. L'inclusione sociale, ripeto, è la cosa principale che noi dobbiamo avere, perché loro ci insegnano molto. Lo sport è fondamentale sia per noi che per loro. C'è anche un obiettivo ambizioso, e cioè quello di creare entro il 2025 un team di piloti con disabilità per competere nelle più importanti manifestazioni, oltre a ridurre le disuguaglianze e potenziare l'inclusione. Abbiamo parlato del nostro esordio del programma Race to Zero Diversity, abbiamo permesso a persone con disabilità di provare i nostri kart adattati in sicurezza con la federazione e abbiamo anche illustrato un po' i prossimi passi che faremo per promuovere il motorsport reale e anche, diciamo, virtuale all'insegna della riduzione delle disuguaglianze e anche all'insegna della parità di genere e dello sviluppo sostenibile. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento tra poco con l'Abruzzo del Pallone Live per presentare la gara di Coppa Italia del Bonolis, il derby tra Teramo e Pescara. In studio Andrea Costantini dallo stadio Bonolis, dunque i colleghi Agnia Cantagalli e Paolo Renzetti, e poi alle 21 l'appuntamento con Pallavolo e con Sergio Zappalorto per analizzare la settimana di pallavolo. Prossima edizione alle ore 23, grazie per averci scelto.